Bentornati ragazzi ad una nuova parte di Mario Sonic Giochi Olimpici di Rio 2016. Siamo sempre qui con la modalità storia, che è la modalità verso Rio. All'ultimo, anzi penultimo giorno, dobbiamo ancora affrontare la finale di box, ma adesso vediamo di fare altre cose. Prenderei questo tipo di guanti, guanti forza. Eccoci qua. Un bell'incontro. Sei davvero interessante. Ora puoi affrontarmi. Era da tempo che aspettavo un avversario del tuo calibro. Fatti avanti. Pugilato Plus. Allora, guardia manuale o guardia automatica? Io direi questa volta facciamo guardia automatica, perché è un pugilato plus non avendolo mai fatto, quindi sono un po' più. Ok, come si usa? Oh no, l'ho mancato. Yeah. Ho avuto 3 super pugni. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, è leggermente più facile con la guardia sempre alzata. Guarda che bastardo, sto cercando il cubo. Prendo anch'io allora. No, invincibile no. Tempo scaduto. Oh, che fortuna. Che fortuna. Ok. No, madonna. No, ma di nuovo. Guardatelo! Ma di nuovo! Ma incredibile! Oh no, che palle! Questo l'ho perso! Ho vinto perché l'ho mandato una volta a tappeto. Vabbè, va bene così. Pensavo di averlo perso, ma fa niente, va bene così. Insomma, chi sono io per lamentarmi, no? Zavok, ecco come si chiama. Impossibile, io sono imbattibile. Eppure sì. Questa è la competizione che cercavo. Combattere contro chi è davvero forte accresce la mia potenza. Quando vuoi, torna per sfidarmi. Ti accontenterò. Bene, abbiamo sbloccato un altro personaggio, quindi è il momento di andare a fare gli allenamenti. Evento di oggi, pugilato. Assicurati anche questa medaglia d'oro. Azione consigliata, allenamento. Algoritmo di allenamento, salto con l'asta, difficoltà alta. Partecipare a questa gara di salto sovrumano. Salto sovrumano. Accelera durante la rincorsa e usa l'asta per saltare più in alto che puoi. Questo è difficile. Sono primo ma pari merito.
E non mi va bene così però. Vabbè, chi se ne frega. Era abbastanza facile in realtà. Primo posto confermato, incredibile, nuovo record di salto stabilito, abilità superlative rilevate. Allenamento da continuare per migliorare ulteriormente le prestazioni. Qua c'è una cassa che non avevo aperto però. Melone. Ecco appunto. Ok, eccoci qui da Silver. Knuckles e Donkey Kong sono ai ferri corti. Almeno tu mantieni la calma. Che ne dici di allenarti con la carabina? E i bersagli volanti? Quella è la parte difficile, ma è divertente. Perfeziona le abilità di tiro, colpisci i piattelli di argilla appena compaiono per un punteggio più alto. Pronti? Via! Buono! Ok, stiamo andando bene. Oh oh. Stiamo andando molto bene al momento. Ci mancano 50 punti. Che fortuna, mamma mia. Mancano soltanto 10 punti e arriviamo primi. Oh oh. Ne ho mancato uno. Siamo primi, ormai. Bello però, mi piace. L'ho mancato, cacchio. Preso. Allora, quello a destra va più in basso, quindi stavolta... no, l'ho mancato. Non fa niente, siamo primi comunque. E noi ci accontentiamo di questo. Sì, primo posto. Sei davvero abile. Non riuscivo a staccare gli occhi da te. Ottimo lavoro. Ogni volta che ti alleni diventi più forte. Continua così. Ok, io direi che adesso è il momento di andare a... alla finale, credo. Facciamo guardia automatica così sappiamo di vincere. Ok, Donkey Kong, sono pronto. Pronti? Via! E tra l'altro mi sono dimenticato di equipaggiare i miei guantoni nuovi. Mannaggia. No! Bravo Donkey Kong! Coraggio, coraggio, fatti sotto. Beccati questo sul grugno. Uno, due, tre, quattro, cinque,
scaduto. Round 2. Wow. Beccati questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. È ancora in piedi. Beccati questo. Ed è finita, anche senza i miei guantoni speciali che ho comprato. Che alla fine non sono serviti a niente, complimenti a me. Vabbè, fa niente. Yeah, medaglia d'oro. Aiuto, Sonic è nei guai. È ancora dentro quello stabilimento. Wow, vai piano, calmati Tails. Dici tutto, dall'inizio. Quel segnale elettronico mi ha condotto a uno stabilimento sospetto tra le montagne a sud-est di Deodoro. Tails, che ci fai qui? Sonic, che ci fai tu qua? Ci cercano tutti. Stavo cercando di sventare i piani del dottor Eggman. Si è messo d'accordo con Bowser per mettere zizzania tra la nostra palestra e quella di Mario. Siamo di fronte al suo nascondiglio segreto. C'è un intero stabilimento lì dentro. Come? Quindi anche il segnale che proviene da qui fa parte del suo piano? Esatto, ma una volta che smantello questo posto il suo piano andrà in fumo. Posso cavarmela da solo. Tu torna in palestra e occupati dei preparativi per l'evento di domani. Ho sentito che la nostra giovane star ha vinto un sacco di medaglie d'oro. Ho bisogno del vostro supporto per fare in modo che continui a vincere. Conto su di te, Tails. Poi è entrato nello stabilimento e non l'ho più visto. Quindi hai fatto dietro fronte e sei tornato indietro? Volevo seguirlo, davvero, ma la porta era ben chiusa e pesante perché potessi sfondarla, perciò sono tornato qui. Che facciamo? Cerca sempre di risolvere i problemi da solo. Ed ecco finalmente che si delinea che cosa voleva fare il dottor Eggman. Interessante. E quindi arriviamo all'ultimo giorno delle Olimpiadi e quindi l'ultimo giorno della storia di Sonic. Oggi è l'ultimo giorno dei giochi olimpici. Spazio alla partita di calcio al Maracanã. Faremo del nostro meglio per aiutarti perché tu possa vincere. Ah, Daisy! È andata benissimo finora contro i miei amici della palestra di Mario! Ma il calcio è uno sport di squadra, perciò tra poco vedrai come siamo uniti noi! Anche noi ce la caviamo molto bene col gioco di squadra e non lasceremo quella medaglia da sola. È passato un giorno intero e Sonic non è tornato da quello stabilimento. Sono molto preoccupato. Andrei ad aiutarlo se riuscisse a oltrepassare quella porta, ma non ho le chiavi. So io cosa fa al caso nostro. Jet dovrebbe essere a Copacabana e potrebbe aiutarci. Ehi, è vero. Un furfante come lui sa aprire qualunque porta. Molto bene allora. Dividiamoci e cerchiamo Jet. E quindi ragazzi, io mi fermo qui. Mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate e condividete. Noi ci vediamo alla prossima parte di Mario Sonic e Giochi Olimpici di Rio 2016. Mi sono dilungato anche troppo, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!